meno di 24 ore dall'udienza in cui il tribunale di Tel Aviv stabilirà se il piccolo Eitan dovrà rientrare o meno in Italia, è scontro senza esclusione di colpi tra le due famiglie, materna e paterna, del bambino, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Il piccolo deve rimanere in Israele, da ebreo, in una scuola israeliana e in un ambiente israeliano, ha ribadito ai media la nonna materna estera. Nessun lavaggio del cervello a Eitan, dichiara in TV, rispondendo alle accuse di uno zio del ramo paterno. Il bambino, da quando è tornato, è felice in modo incredibile perché questo è il suo mondo da 6 anni. La sua casa è in Israele, ribadiscono i familiari di Eitan a Tel Aviv. La sua casa è in Italia, risponde la zia Aya, tutrice legale del bimbo, che non ha dubbi, Eitan è stato rapito. Perciò confidiamo nei giudici che decidano sulla base della Convenzione dell'AIA sui rapimenti internazionali dei minori, che riconoscano che è stato portato via illegalmente e decidano che il bambino torni a Pavia. Diverso il racconto della nonna in TV. 2 giorni dopo la tragedia arriva un giudice all'ospedale. Il nonno di Eitan in quel frangente acconsente ad affidare la tutela di Eitan alla zia materna Aya. Ma era chiaro, precisa la nonna, solo per il tempo necessario a sbrigare le pratiche di sepoltura in Israele. Inoltre, nessuno sapeva cosa sarebbe accaduto quel sabato in cui il nonno è andato a prendere Eitan per la visita di routine per poi portarlo in Israele con un volo privato da Lugano. Si tratta di un rapimento, ribadisce la zia Aya, ricordando che in questi giorni Eitan avrebbe dovuto iniziare le elementari a Pavia, nella scuola in cui lo avevano iscritto i suoi genitori. In Israele in diretta c'è Giancarlo Gioielli, vengo da te. Allora, domani a che ora è fissata questa udienza in tribunale? Chi ci sarà? Italia saranno le 8 per effetto del fuso orario. Dovrebbe esserci la zia Aya, la quale è arrivata domenica in Israele, deve rispettare una settimana di isolamento per via del Covid, per cui i tempi non ci sarebbero, ma ha chiesto di poter partecipare all'udienza. Non sappiamo ancora se questo permesso verrà accordato, lo scopriremo domani mattina. Ci saranno i parenti di materni del piccolo Eitan. Oggi c'è stata una riunione dei parenti con gli avvocati, abbiamo cercato di capire un po' di più quale sarà la linea, la strategia che cercheranno di adottare in sede processuale. Certamente in quella sede la prima cosa che chiederanno gli avvocati di Aya, della zia materna, sarà quella: ridate il bambino alla zia. Perché quindi stata una sentenza della... Esatto, quindi fate tornare il bambino in Italia. Come dicevo prima, ecco, Giancarlo... Ecco, questo non necessariamente, perché Aya si trova in Israele. In Israele, quindi intanto... Comunque ridatelo alla zia paterna. Aya, ricordiamo, la zia con la quale Eitan ha vissuto dopo la tragedia del Mottarone, dopo la perdita di tutti i suoi familiari. Bisogna dire che in queste ore, alla vigilia di questa importante udienza, come capite bene, si deciderà appunto la sorte del piccolo conteso dopo quello che noi definiamo un rapimento da parte del nonno materno, si fanno sentire i familiari e il nostro corrispondente ha parlato con il fratello della mamma, colui che è andato a trovare Eitan appena arrivato in Israele in ospedale, e lui dice delle cose molto importanti. Sentite. Cosa chiederete al giudice? Qual è il vostro obiettivo? L'obiettivo è che dopo la tragedia Eitan possa crescere e stare a casa. Casa sua è Israele. E possa crescere con tutta la famiglia che lo ama, che possa essere felice con tutte le sue famiglie, quella paterna e quella materna, ma qui in Israele, dove tutti sono benvenuti. Suo padre è accusato di aver rapito Eitan e qualcuno l'ha aiutato. Non so dire, l'ho saputo solo 2 ore prima che arrivasse. Mi ha telefonato, gli ho detto stai scherzando. Poi quando ho visto Eitan ho cominciato a piangere disperatamente, l'ho portato in ospedale. Io ho perso una sorella, un cognato, un nipotino di 2 anni in quella tragedia, non ho figli. Eitan è mio figlio. Il senso della mia vita è che cresca felice qui, dopo il disastro che ha sterminato la sua famiglia. Ma c'è anche una questione economica. No, nessuna questione economica, non verrà toccato un soldo dell'esercimento che spetterà a Eitan. Tutto andrà in un fondo chiuso di cui lui potrà disporre quando raggiungerà la maggiore età.